non so se riuscirò a rimanere nei 5 minuti. Già lo annuncio, mentirei, diciamo. No? Sono passati 4. Posso continuare sull'introduzione, no, mi intrattengo. No, guardate, tre cose cercando di riassumerle nella maniera più snella che mi riesce. La prima, non ci dobbiamo mai scordare il senso che ha la partecipazione a questo congresso. Perché questo esperimento dell'organizzazione giovanile, il percorso della fondazione dell'organizzazione giovanile non è stato un percorso placido e sereno, ma è stata una battaglia, è stata una conquista di tutti quanti noi. Una battaglia vinta, perché qualche anno fa c'era qualcuno che diceva che ci spegneva la luce, c'era anche qualcun altro che ci diceva che ci spaccava le gambe, mi sembra che la luce sia accesa e fa pure piuttosto caldo. E mi sembra che le gambe siano ben salde, diciamo, al loro posto e pronte a correre. E questa non è una cosa banale, perché alla fine di tutto abbiamo vinto noi. E non abbiamo vinto per un vezzo, non abbiamo fondato un'organizzazione giovanile per una qualche oscura ragione, abbiamo fondato un'organizzazione giovanile perché pensiamo di avere una precisa funzione storica in questo partito e nella nostra società. Cioè, in un mondo che vive nell'attimo, in cui ricchezze finanziarie incredibili vengono spostate con un clic da una parte all'altra del pianeta, in cui più che la prospettiva di pensiero di un lungo periodo domina anche nel nostro partito un'arida gestione del presente che diventa sempre più difficile da reggere per gli iscritti che lavorano ogni giorno per la crescita del nostro partito, la nostra risposta non è stata abbandonarci all'indifferenza, non è stata partire con una sterile contestazione sui gruppi dirigenti e sul loro rinnovamento, ma è stata fondare una grande organizzazione giovanile che stia tra i ragazzi e stia tra le giovani generazioni con l'ambizione di creare un pensiero nuovo e al contempo di rappresentarle all'interno nei luoghi del conflitto. E questo è un merito tutto nostro, del quale dobbiamo andare fieri. E il significato di stare qui oggi ci ricorda anche un po' di cosa vuol dire fare politica. Fare politica nel senso alto del termine. Ho sentito uno sprazzo dell'intervento di Damiano come capacità di mediazione, capacità di relazionarsi con più persone che la pensano in maniera diversa da te, come quella capacità, tanto per citare, diciamo, qualcuno di noto, di conciliare teoria e prassi. Cioè la capacità di pensare e di avere un pensiero autonomo e critico sulla realtà che ci circonda, ma al contempo di far vivere quel pensiero in battaglie quotidiane. E quel qualcuno era Antonio Gramsci, poi ci dicono che siamo giovani, non dobbiamo citare Gramsci. Io credo che questa cosa sterile del fatto che i giovani debbano fare le groupies di coreografia e non possano parlare di storia è una roba che ci dobbiamo facilmente dimenticare, perché, diciamo, citiamo Gramsci, Togliatti e anche Carlo Marx, se ci va ogni tanto, diciamo. E in questo noi, diciamo, abbiamo lavorato e secondo me ci siamo anche riusciti. E qui sta la seconda cosa. Io credo che noi ci dobbiamo ascoltare un po' di più. Perché piano piano questi due piani li abbiamo tenuti insieme. Nelle cose che abbiamo fatto e nelle cose che abbiamo detto. Forse, come diceva Fausto, a volte con una scarsa capacità di farle permeare, ma guardate, senza mai tirarci indietro rispetto a quella che è una polemica politica che sta in campo tutti quanti i giorni e che è una polemica di lettura di quella che è la fase in cui ci troviamo. Abbiamo criticato aspramente la fine del trentennio neoliberista che si è saldato, diciamo, con una trasformazione sociale anche del nostro paese, in cui riecheggiano parole vecchie di 30 anni, lo Stato più snello, togliere i lacci all'economia, ai sindacati come un impaccio. In questo sta la critica al governo Monti che facciamo noi, perché non pensiamo che la realtà presente possa essere governata con idee vecchie, ma che quelle idee debbano vivere in un piano sempre attuale e sempre con delle nuove soluzioni. E allora noi ci siamo anche per dire che cosa ne è del dibattito sulla regolamentazione finanziaria. Si è abbassato lo spread e tutto a posto, non calcolando che abbiamo dato fiumi di soldi alle banche per riparare i danni che hanno fatto in questi tempi, creando una crisi del credito incredibile,
che crea una crisi nelle piccole imprese che non ricevono il credito, ma crea una crisi anche occupazionale in un tessuto vasto del nostro paese, è cosa che non si risolve con un fondo salva stati, ma si risolve con un nuovo modello di gestione in cui bisogna metterci fantasia ed idee nuove. L'unico modo per vedere questa contraddizione è l'Europa. L'Europa, anche qui, noi ci dobbiamo domandare cosa possiamo fare noi per aumentare quello che è il grado di solidarietà europea tra i paesi e tra le generazioni. Non basta una riforma istituzionale per fare questo. Non basta neanche votare il Presidente degli Stati Uniti d'Europa a suffragio universale. C'è bisogno di dare forza e senso alle forze politiche europee, e come c'è bisogno di dare forza e senso alle forze politiche europee, c'è bisogno di dare forza e senso alle organizzazioni giovanili europee ed internazionali. Ed in questo, guardate, io accolgo una proposta che mi è stata fatta, diciamo, da un ragazzo di Roma. Noi andammo a Milano, perché poi ci scordiamo anche delle cose che facciamo, noi a un certo punto andammo a Milano per portare la nostra solidarietà a quella che era una campagna elettorale complessissima in cui si giocava gran parte della vittoria amministrativa della sinistra in quella tornata, e ci portammo gente del sud, del centro e del nord su un'idea che un'organizzazione giovanile sta nei luoghi del conflitto e che la solidarietà è interregionale. E allora perché non pensare di andare per esempio in Francia, dove fra poco si sta consumando e si consumerà, diciamo, una discussione che potrà vedere, diciamo, Hollande, il Partito Socialista francese, andare al governo del paese. La vittoria dei socialisti francesi in Francia è esattamente come la vittoria di Pisapia a Milano, sia un avanzamento del campo progressista a livello europeo, e noi abbiamo il dovere di dargli un senso. Vado rapidamente sul lavoro e su scuola e università, perché molti dei punti li ha toccati Fausto. Sul lavoro, anche qui, io sposo in toto le parole di Bersani, che danno anche un senso nuovo alla parola lavoro, una concezione positiva del lavoro, non vista come costrizione, ma visto come valore positivo. Bersani dice: il lavoro è la quota, prendersi la propria quota parte di trasformazione della società. Cioè vuol dire che io cittadino mi identifico nel sistema sociale in cui sono tramite la mia capacità di lavorare, tramite la mia capacità di stare all'interno di una comunità nel lavoro. E in questo, in un mondo che il lavoro non li ha proprio per i giovani, rappresenta un ribaltamento, diciamo, della piramide radicale. E in questo sta anche il nostro tentativo della rete del 9 aprile. E quindi di dare rappresentanza omogenea ad un mondo del precariato che rappresentanza omogenea non ce l'ha mai avuto né da partiti né da sindacati, ma che ha visto l'esperimento che abbiamo messo in campo come uno dei primi esperimenti interessanti. E così sull'università, noi fondiamo la RUN FDS non per un vezzo, ma perché pensiamo che sul sapere si giochi una battaglia che non possa essere riassunta soltanto con forme sindacali di tutela degli studenti, ma che il sapere lungo l'arco della vita, quella che è la società della conoscenza, è la nostra ottica con la quale guardiamo al mondo di domani. E vado sul piano più strettamente interno per poi chiudere velocemente. Noi abbiamo fatto anche qualcosa di molto importante contro il carattere populistico che ha attanagliato anche il nostro paese ormai da 20 anni a questa parte. Come mentalità, cioè come capacità di consegnare al popolo, diciamo, una virtù innata del saper giudicare il bene o il male di una società, spazzando totalmente via il ruolo dei partiti, perché a quel punto i corpi intermedi che fanno da catalizzatori di queste istanze e che le convertono in politica non hanno più un senso. Noi l'abbiamo subito fiutata questa cosa, e proprio per questo abbiamo tolto le primarie. Non perché siamo dei grigi burocrati, ma perché per un'organizzazione giovanile, se si afferma il principio sulla base del quale io sono dirigente di un partito, di un'organizzazione, sulla base di quante persone porto a votare in un'urna un giorno e non sulla base di quanti ragazzi stanno tutti i giorni a lavorare nelle sezioni, nei circoli, questo vuol dire tagliare in radice il senso di stare in un'organizzazione collettiva. È per questo che noi ci siamo dotati di una forma che ci porta qui a fare un congresso.
Vado a chiudere, guardate, noi volevamo un altro congresso, questo non è un tabù, l'abbiamo detto. E volevamo un altro congresso non per evitare una conta, non è mai stato questo il motivo. Guardate, io insomma nell'organizzazione giovanile c'è stato da quando avevo 14-15 anni, io non ricordo mai un livello nazionale che abbia avuto un tale livello di solidarietà e un grado di omogeneità politica in tutto il paese, diciamo, da quando sono piccolo. Non è una conta, non era nella cosa di evitarla, l'abbiamo fatta, è finita. Il punto è che girando sono stati molto più belli, e lo dico sinceramente, i congressi di federazione e i congressi regionali. Perché tolti, diciamo, dall'incombenza di una conta senza senso, diciamo, degli occhi esterni, si è dovuto e si è potuto dare un po' più spazio alle idee. E quindi alla discussione, e quindi anche alla capacità su un'elaborazione politica di dare degli spunti in più. E se c'è un lascito di questo congresso, guardate, è proprio questo, sto chiudendo, l'avevo detto, ero stato sincero sin dall'inizio, è proprio questo, cioè che il nostro occhio è un occhio attento a quello che è e quelli che sono i bisogni di una comunità. E se c'è un disvalore che è da bandire dalla nostra organizzazione, questo è proprio il personalismo che ha caratterizzato la politica e che è entrato anche dentro di noi. Noi siamo quelli che parlano con, diciamo, il linguaggio del noi anche per parlare degli errori dei singoli, perché siamo una collettività. Una collettività che vive tutti i giorni di politica, e non c'è nord e non c'è sud, ma c'è una grande comunità nazionale che si spende tutti i giorni sui territori. E in cui fare dei passi indietro per farne uno collettivamente avanti è visto come un valore, una cosa positiva, non come una cosa di cui vergognarsi. E l'ultima battuta sull'autonomia, prima di passare, diciamo, ai ringraziamenti. Guardate che l'autonomia non è altro che la capacità di rispettare le proprie regole e le proprie idee. Se non si rispettano le proprie idee non c'è organizzazione giovanile, se non si rispettano le proprie regole non c'è comunità. Noi vogliamo creare una comunità. Ho preso anche troppo tempo, ringrazio velocemente tutti quanti di corsa, un ringraziamento su tutti lo voglio fare, non è stato citato ma è stato per me un compagno importante e secondo me ha dato anche tanto a questo congresso. Il ringraziamento a Tommaso Giuntella. Perché spesso e volentieri si è visto trasportato in una discussione a tratti stucchevole su quello che, diciamo, abbiamo anche creato in questo congresso. E ovviamente, oltre ai ringraziamenti al segretario, a tutti i membri dell'esecutivo nazionale con cui ho fatto il mio percorso in questi anni tutti insieme, io credo che un occhio vada a quei ragazzi, a quei compagni, indipendentemente dall'appartenenza, dico compagni, non me ne frega un cazzo, che hanno fatto un percorso nell'organizzazione giovanile e che adesso si stanno apprestando a concluderlo, perché quando si arriva a 28-29 anni nell'organizzazione giovanile si è passato quasi più della metà della propria vita all'interno di essa. È una roba che non si capisce, ma che comporta il fatto che metà della tua vita è stata utilizzata per elaborare sogni, per la fatica di stare insieme, per la capacità di elaborare idee. E per questo vanno tutti quanti ringraziati: Andrea Casu, Federica Mariotti, Andrea Pacella, Francesco Parisi, Donato Montibello, Davide Montisci. Al segretario faccio i miei migliori auguri per questi altri 3 anni di culo che avrà da fare, diciamo, eccetera, eccetera. Ripasso sul ringraziamento e chiudo, che è quello a Donato, che è vero che ci siamo fatti un po' di chilometri, diciamo, in direzione nazionale per provare a tenere le cose al loro posto, però mi sembra che, insomma, questo lavoro abbia anche un po' dato i propri frutti. Grazie a tutti. Grazie Andrea.